Yokoso Minasan, benvenuti a tutti. Oggi questa lezione di lingua giapponese. Questo video sarà dedicato esclusivamente a una particella. Sto parlando della particella NO, che non sta per il nostro NO di negazione, ma adesso andiamo a vedere. La particella NO è una particella con varie sfumature. Adesso ne andiamo a vedere tutte in prossimità dei sostantivi. Seguitemi bene. Prima sfumatura. La particella NO, posta successivamente a un pronome personale, tipo watashi, tipo io, watashi, tu, anata, eccetera, eccetera, da personale diventa un possessivo. Quindi io diventa mio, tu diventa tuo, eccetera, eccetera. Quindi se dico watashi e aggiungo subito NO, watashi NO diventa mio. Oppure anata NO diventa tuo, e così via. Se non vi ricordate bene i pronomi personali, vi consiglio di visionare il mio video. Ma facciamo alcuni esempi per rendere subito chiara l'idea. Watashi no pen, la mia penna. Dove watashi no sta per mio, più pen sta per penna, la mia penna. Un esempio con tu. Anata no me, i tuoi occhi. Dove anata tuo, me occhi. Kimi no namae, il tuo nome. Kimi no tuo, namae nome. E così via con tutti gli altri pronomi. Con la particella no possiamo rendere anche il complemento di specificazione. Chiamo in causa sempre la mia collega Fede-san, anche questa volta per un esempio. Fede-san no megane. Gli occhiali di Fede-san. Come potete ben vedere, l'ordine delle parole rispetto all'italiano è invertito. Un po' come succede con l'inglese con il genitivo sassone. Infatti vediamo bene, Fede san no, Megane, quindi abbiamo di Fede gli occhiali. Gli occhiali di Fede. Un altro esempio, questa volta no, per forza con una persona, ma proviamo con un animale. Neko no boru. Neko no del gatto, boru, palla, la palla del gatto. Inu no, hot dog. Inu no del cane. Hot dog, lo dog del cane. Che cavolo dà un hot dog al cane? Kuruma no kagi. Dove Kuruma sta per auto, poi troviamo la nostra particella no. E infine kagi, che sta per chiavi e non c'entrano niente feci e altre cose del genere. Oppure la particella no può andare ben oltre la specificazione o al possesso aggiungendo semplicemente dei dettagli, degli attributi a un nome, tipo Nihon no Kuruma. Macchina giapponese. Daigaku no gakusei. Studente universitario. Come potete ben vedere, la particella no ha vari utilizzi che vanno dal possesso alla specificazione fino ad aggiungere dettagli. Bene, con questo abbiamo finito anche la quarta lezione di lingua giapponese. Ci vediamo al prossimo video, come sempre, sul mio canale. Matane!